Amici del canale del Socialmente Farmacista, buongiorno. Oggi è davvero un buongiorno. Sono alla stazione Principe, Genova Principe, in partenza per Roma. Continuano le avventure digitali del Socialmente Farmacista. Questa volta invece direzione la capitale. Anche oggi cercherò di raccontare, così come è successo per Cosmo Pharma, deve ancora uscire il video, ma presto uscirà, l'avventura digitale che mi ha permesso di arrivare a lavorare fino alla capitale d'Italia. Ora vi saluto, bisogna salire, prendere il treno, prendere posizioni e rimaniamo aggiornati. Non posso svelare più di tanto, però ancora una volta il canale digitale, la piattaforma digitale ha dato la possibilità a un piccolo farmacista, collaboratore, di portare oltre banco, oltre mura, oltre città il proprio personal brand. Direi che questa grande esperienza la andremo a unire a quella che è stata Milano Sky, quella che è stata la Rai, anche se voglio dire la Rai è stata solo tramite digitale, invece stavolta è un'esperienza fisica, ancora meglio. Sono le 20:35, ora vado a prendere il taxi e andiamo in albergo, così mangiamo un po' perché la pancia piena ci vuole. Nel frattempo comunque nelle mie 4-5 ore di viaggio non sono state vane perché ho elaborato il video di Cosmo Pharma che, se va tutto bene, uscirà stasera alle 22. 23:50 circa è il momento di andarsene a nanna. Però sono uscito a cena in un ristorante che metto un po' alla luce, in un ristorante convenzionato con l'albergo, cena pagata dalla offerta dalla produzione. E mi sono andato a fare un bel piatto di maccheroni in vellutati di asparagi e guanciale. Allora, non sono un grandissimo, come si può dire, no, quando non c'è luce, estimatore del carboidrato esagerato alla sera, però sono a Roma, sono in trasferta, sono da solo, piatto di maccheroni, bicchiere di vino, arrosticini, di pecora. Sono all'hotel La Pergola sulla Nomentana, Roma Nord, un bel quartierino, si sta bene. Domani mattina sveglia presto 8:15 perché la produzione ci porta in loco. Ma che cosa andrò a fare? Cosa sono venuto a fare qua a Roma? La cosa importante comunque è far emergere il concetto di credibilità. Nel mondo d'oggi non esiste professionista in grado, e qua lo ripeto, di imporsi e di sopravvivere sul mercato bene senza credibilità. Io, da farmacista professionista, collaboratore di farmacia territoriale, mi sono aperto un secondo lavoro, mi sono aperto una seconda possibilità, questo grazie alla credibilità che io ho infuso, che sto infondendo giornalmente attraverso i social network verso i miei possibili clienti, che nel caso del mondo della farmacia sono, per quanto riguarda, diciamo, il cliente in target farmacia, sono gli argomenti di salute, e quindi la mia credibilità come possibilità di risoluzione, come possibilità di risolutore, come possibile risolutore di un problema di salute. Invece, per quanto riguarda invece gli altri clienti, le opportunità che vengono attraverso i social network sono ad esempio le trasmissioni televisive, nel senso che ho già avuto possibilità di andare su Sky, sulla Rai, RTL 102.5, perché io condivido il mio modo di essere, i miei valori, il mio modo di comunicare. Perché non conta essere
un bravo farmacista se non lo dimostri quotidianamente. E questo è il concetto fondamentale. Poi, oh, certo, non è, voglio dire, il paradiso terrestre. Lavora di mattina, prendi un treno, vai a Roma, mangia, dormi, domani mattina presto, poi si finisce, poi si riprende un treno, poi si ritorna a Genova. Venerdì si nuove in farmacia. Cioè, non è che è tutto rose e fiori. Però, voglio dire, nel momento in cui ti dai da fare, il mondo d'oggi ti offre la possibilità di far emergere i tuoi valori. Questo prima era molto più difficile. Però c'erano anche meno, cioè c'erano anche, tra virgolette, più possibilità di lavorare con la semplice laurea. Adesso essere laureato, non ti dico che vale poco, però non è sicuramente quella certezza di trovare un buon lavoro, di trovare un buon stipendio che si aveva prima. E allora dobbiamo imparare a avere il giusto mindset, la giusta mentalità, capire chi siamo, da dove partiamo e soprattutto focalizzare un obiettivo. E poi da lì, questo è quello che racconto nelle mie coaching, nei miei corsi di formazione per il farmacista. Se vogliamo cambiare la nostra posizione, dobbiamo avere gli strumenti giusti per poterlo fare. Gli strumenti giusti sono la consapevolezza di se stessi, il nostro obiettivo e la strategia per arrivarci. E questo è già tanto, perché la maggior parte dei farmacisti che stanno al banco della farmacia non hanno una consapevolezza, non hanno un obiettivo e men che meno non hanno una strategia. Questi sono i punti di partenza. Ora, adesso non divaghiamo troppo, ce ne andiamo a Nanna, che domani la giornata continua. Sì, dentro è stato impossibile ovviamente registrare, ma invece un ricordo sotto il Teatro delle Vittorie, teatro storico Rai italiano, è tutto doveroso. Il socialmente farmacista, ancora una volta, rompe i confini cittadini e arriva fino a Roma. Pian pianino, poi che passeranno i giorni, vi potrò raccontare di più. Ecco, questa è una bella inquadratura. Oh, arrivo! E adesso bisogna tornare a casa perché c'è il treno per Termini che ci aspetta. Adesso non so se si sente perché sono in stazione senza cuffie, però sono a Roma Termini e sono davanti al negozio Vera Lab. Vera Lab è il personal brand di Estetista Cinica. La farmacia dovrebbe lavorare in questa direzione. Anzi, Vera Lab è un competitor della farmacia, che non è stato fermo, che si è dato da fare e ha dimostrato di poter crescere talmente tanto da poter aprire un punto vendita a Roma Termini fisico. Aveva cominciato solo esclusivamente attraverso il digitale. Ne parleremo di questo perché è un punto interessante.